si complica, più fate ciclica, dicono dico. Allora, amici all'ascolto di Radio Gol 24, di nuovo insieme. Abbiamo parlato del Napoli, in quanto appunto una delle due squadre che si contendono la lotta per l'ingresso in Champions League, l'altra è la Roma. Lo facciamo e ne parliamo in compagnia di un ex giocatore proprio dei giallorossi, ma non solo, ovviamente, Simone Loria. Benvenuto, Simone. Buonasera a voi. E allora, Loria, lei, posso farti del tu, aboliamo il lei. Tu hai giocato proprio nei giallorossi, sai che cosa significa vivere il calcio in una città come Roma. Insomma, questo secondo posto è davvero raggiungibile? Sarebbe meritato da parte dei giallorossi, secondo te? Guarda, ad essere sinceri, è meritato comunque per tutte e due le squadre, per quello sì. che può aver fatto il Napoli per tutto l'arco del campionato e per quello che ha fatto la Roma da quando ha fatto il cambio di allenatore. La cosa che purtroppo che è bella comunque nel calcio è che non sempre dipende da te stesso se puoi raggiungere un obiettivo o no. In questo caso la Roma ha la possibilità di fare il meglio, però dipende anche da quello che fa il Napoli, e quindi loro possono fare di tutto per poter comunque raggiungere l'obiettivo, poi alla fine magari può essere non raggiunto perché comunque il Napoli vince tutte e due le partite come la Roma magari, o magari fanno gli stessi risultati, quindi non riescono a vincere. Sì, sì, assolutamente sì. Ovviamente cambierebbe tantissimo per i giallorossi tra secondo e terzo posto, ne abbiamo parlato anche prima con gli altri ospiti, essendoci quest'anno gli europei, ma c'è forse un po' di rimpianto nella stagione della Roma, secondo te, sull'arrivo di Spalletti? Cioè, nel senso, se Spalletti fosse arrivato prima, questa squadra avrebbe forse potuto puntare anche a qualcosa in più? Purtroppo, non si può andare. Perché alla fine, se fosse andata bene prima, magari avrebbe cambiato anche l'allenatore. Quindi inutile starne a parlare, insomma. È inutile dover dire se fosse arrivato prima, se fosse arrivato dopo, cioè purtroppo non c'è la prova, quindi assolutamente non si può sapere. E invece riguardo secondo te a quelle che potranno essere le prossime stagioni dei giallorossi, questo girone di ritorno è un punto da cui ripartire? C'è la possibilità di colmare il gap con la Juventus? Ma secondo me sì, ma il gap con la Juventus lo colmi partendo dalla mentalità. Perché loro hanno dimostrato che sono più forti nella testa rispetto all'altra squadra. E quindi lo puoi colmare partendo da quello, e poi comunque tecnicamente la Roma ha una squadra validissima, una squadra che può giocare il titolo, però poi ci sono tanti fattori nell'arco di un campionato che possono prendere da una parte o dall'altra. Assolutamente sì. Caso Totti, Simone, una battuta velocissima, tu che hai conosciuto questo giocatore straordinario. Totti si può parlare bene, perché comunque chi lo conosce è un campione, non è arrivato, quindi cosa si può dire? Entra in campo quando sta bene, fa quello che sa fare, fa la differenza, perché è un campione in giocate, in situazioni di gioco, quindi cosa si può dire d'altro? Poi quello che le dinamiche che sono interne uno non le può parlare perché non le conosce. Assolutamente sì. È anche superfluo dire una cosa o un'altra. Certo è che questo è un giocatore che, oltre ad essere un campione come dici tu, è anche un giocatore che ha dato tantissimo a Roma e alla Roma. Alla luce di tutto questo, secondo te la città come prenderebbe un eventuale non rinnovo? Ma non lo so, dipende se è un rinnovo voluto da entrambi o se è un rinnovo voluto da una parte sola. Quindi in base a quello uno reagisce. Quindi la piazza reagisce in base a quello. Però, ripeto, le dinamiche non si conoscono, non si sanno, non si può dire da fuori quello che potrebbe essere o no.
Benissimo, chiarissimo, grazie Simone. Un'ultima battuta prima di salutarti: io ricordo un tuo fantastico gol in rovesciata, ma è più forte Piniglia a fare le rovesciate o eri più forte tu? No, ti ho abituato lui a farle, ne ho fatto una. Perfetto, grazie a Simone Loria per essere stato con noi. Buona serata. Salve.